Sì, oggi abbiamo fatto una partita corretta, anche se siamo stati un po' infortunati perché potevamo anche prendere gol, però l'importante era di non perdere questa partita, quindi siamo abbastanza contenti. Possiamo dire un punto d'oro per quello che si è visto in campo. Oggi, come nella gara con la Cremonese, non siete riusciti a segnare e a creare grosse occasioni. Secondo te, come mai? Esatto, magari il primo tempo eravamo un po' impauriti, poi il secondo tempo ci siamo visto che ci muovevamo più tanto, però il gol non è arrivato. Era l'importante era non perdere questa partita. Senti, a centrocampo, a nostro parere avete sofferto un po' troppo, forse loro erano anche in superiorità numerica? Sì, secondo me sì, il primo tempo sì, ci vedeva, perché noi eravamo troppo larghi, la difesa, il centrocampo e poi gli attaccanti. Infatti noi centrocampo abbiamo fatto fatica i primi tempi, poi nel secondo tempo siamo riusciti un po' a scocciarci un po'. È evidente che domenica prossima contro il Brescia, Frank, ci vorrà un altro Pescara perché incontrerete un avversario di altro tenore. Esatto, sì, contro il Brescia è sempre stata una partita difficile, però cercheremo di vincere questa partita. L'unica cosa positiva è il fatto di non aver preso gol, sono due partite 2-0-0, però fatto sta che la brillantezza di gioco mostrata in altre occasioni dal Pescara forse preoccupa un po', no? Anche i tifosi, gli addetti ai lavori, a voi vi preoccupa? No, noi no, perché cerchiamo sempre di fare meglio partita dopo partita. Anche tutte le partite non puoi giocare sempre bene, sono anche delle partite con cui deve cercare magari di soffrire di più rispetto alle altre partite, però ce le metteremo sempre davanti. Franca Rutè, oggi lo diceva anche il collega, in campo al posto di Brugman squalificato, tu ovviamente il tuo desiderio è quello di giocare di più in questo Pescara, ti aspetti più spazio in questa seconda parte di stagione? Io sì, mi sto allenando sempre come sempre fatto, mi sto allenando sempre bene. Infatti, anche se non gioco già dall'inizio, però cerco sempre di tenermi pronto per aiutare sempre la squadra. Però spero anche di giocare magari un po' di più.